Sul campo la Cappella dello Stalo si affrontano l'AS Moesa nella tradizionale maglia bianconera e il Paradiso. Giornata calda d'inizio autunno, temperatura dell'aria di 27 gradi. Partita importante per entrambe le formazioni che hanno avuto un inizio di campionato non certo esaltante. Il Moesa cerca di rifarsi dopo la sconfitta con poker contro il Taverne 2. Stop and go e il Paradiso si crea subito un'occasione da rete, annullata per fuorigioco. Per il resto è un inizio soporifero, con le due compagini che non riescono ad originare nulla di concreto. Dopo 16 minuti è il Paradiso che apre le marcature, sfruttando un errore sul retropassaggio del Moesa. Grande Gemo, grande palla! Poco dopo, al 25esimo, i sottocenerini raddoppiano in contropiede che non lascia scampo ai mesolcinesi piazzati male. Arbitro! La partita parte in salita per il Moesa che però poco dopo reagisce. Su un tiro di Teo Cereghetti, non trattenuto dal portiere avversario, il cugino Ron, come un falco, è pronto ad infilare il pallone in rete. È lo stesso Teo Cereghetti che poco dopo si crea una bella occasione da gol. Al 45esimo minuto, il Paradiso, che già si pregustava il tè di metà tempo, non fa i conti con Ron Cereghetti che sfodera un gran tiro angolato che il portiere non può raggiungere. 2-2 alla pausa. Secondo tempo che parte nei migliori dei modi per la AS Moesa. Punizione battuta da Gorza che trova libero Bassi in aria che fa sponda di testa per Ron Cereghetti che ancora una volta si fa trovare al posto giusto al momento giusto ed è il 3-2. Vantaggio che però dura meno di un minuto, tanto che le nostre telecamere non sono riuscite ad immortalare il clamoroso gol di Pallonetto su schiacciata di testa incassato dal Moesa. La compagine di casa subisce il contraccolpo. E 5 minuti dopo subisce anche il 4-3 su rigore. Mister Rosa tenta il tutto per tutto, inserisce Kaimak per Gorza, Andy Pizzetti per il fratello Luca e Mazzoni al posto dell'ottimo Mavrai. È ancora Ron Cereghetti che al 67esimo si crea forse l'occasione più limpida per pareggiare, ma il suo pallonetto esce di poco. Il Moesa tenta il forcing finale, riuscendo parzialmente a mettere in difficoltà il Paradiso, che però sfrutta i varchi creati e in contropiede fissa il risultato al 90esimo sul 5-3. Sei partite disputate, 5 punti in classifica, ma le cifre che preoccupano di più i mesolcinesi sono i 12 gol incassati di cui 9 nelle ultime due partite, 6 reti realizzate da un solo giocatore, Ron Cereghetti, che si rivela sempre più indispensabile là davanti. Essenziale quindi la sfida di domenica prossima contro il fanalino di coda Someo. Ciao, ciao.